Buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra di Investire.biz, ben ritrovati in un'altra puntata di Turbo Daily. Ancora oggi assistiamo a un'apertura più che positiva sia degli indici americani che degli indici europei. Ricordiamo che comunque ieri la seduta degli indici americani è stata piuttosto brillante, con il Nasdaq e l'S&P 500 che in media hanno chiuso sopra l'1,5%, festeggiano soprattutto quelli che sono stati i risultati delle trimestrali. Oltre a questo evento, oltre alle trimestrali, ovviamente sia le borse europee che quelle americane festeggiano l'entrata ufficiale in Casa Bianca della nuova amministrazione Biden. È proprio questo che sta comunque continuando a portare un sentiment positivo sui mercati, specialmente nel continente europeo. Oggi assistiamo a un evento molto importante, un evento decisivo che è la riunione della BCE in merito alla politica monetaria e, secondo alcuni analisti, comunque non ci dovrebbero essere particolari variazioni per quanto riguarda il tasso di deposito, che rimane comunque negativo. Oggi in particolar modo vorrei focalizzarmi proprio sull'indice europeo Eurostoxx 500 per due motivi. Il primo è sicuramente quello di andare a diversificare il nostro portafoglio, come vedremo anche domani, considerato che abbiamo già due posizioni a ribasso sugli indici europei, quindi cerchiamo un pochettino di riequilibrare le nostre posizioni. E il secondo motivo è quello tecnico, e lo vedremo adesso proprio sul grafico del nostro indice europeo. Siamo su un time frame a 4 ore, come potete vedere in apertura già l'Eurostoxx segna rasente 3.647 punti. Questa è un'area abbastanza delicata, dal quale il prezzo nelle settimane precedenti, nelle giornate precedenti, è tornato a scendere. Quindi sicuramente è proiettato probabilmente verso nuovi massimi, probabilmente li andrà a segnare. Però ho individuato comunque un'operazione rialzista a livello di ingresso di 3.630 punti, perché da questo livello è possibile comunque aspettarsi un breve ritracciamento che appunto andrà probabilmente a toccare il nostro livello di ingresso e andrà a sfiorare il nostro supporto dinamico. Quindi da questo livello, più o meno tra i 3.620 punti e i 3.615 punti, mi aspetto un pullback, quindi un ritorno sui massimi. Ho segnato uno stop loss a 3.570 punti sotto i minimi delle precedenti giornate e mi aspetto un raggiungimento al target di 3.700 punti. Vi mostro un grafico con un time frame superiore, giornaliero. Qui potete vedere il nostro target, che comunque è un target molto ambizioso. Quindi anche per dare maggiore respiro alla nostra operazione, considerate i motivi che vi ho elencato precedentemente. Spostiamoci subito sul sito di BNP Paribas per mostrarvi il certificato. Al momento BNP Paribas pubblica tre certificati sull'Eurostoxx, e ho scelto per voi quello che termina col codice V56, quindi con una leva molto molto bassa, considerato che comunque nelle prossime settimane ci potrebbe essere un po' di volatilità maggiore. Quindi leva a 6.1, uno strike a 3.000 punti e una distanza dal knockout a 17,57%. Una scadenza al 16 giugno, un prezzo lettera che al momento quota 6,07 euro. Quindi direi di andare subito sulla piattaforma per mostrarvi l'operazione e il prezzo che mi ha scelto, che è 5,85 euro per 170 pezzi. Quindi vi ricordo che siamo sempre su un margine intorno ai 1.000 euro. Eseguiamo la nostra operazione e facciamo un veloce recap dell'operazione appunto odierna. Il sottostante è l'Eurostoxx 50 strategia long, ingresso a 3.630 punti, stop loss 3.570 punti e un target ambizioso a 3.700 punti. Per oggi è tutto, io vi do direttamente appuntamento a domani per un recap settimanale e vi auguro buon trading a tutti.